Ma poi io ti ho mandato quel link perché era il primo che ho trovato, però magari c'è qualcun altro che lo vende sempre su Amazon, hai già provato a vedere. Ah. Ciao a tutti, sono Erika, su questo canale mi occupo principalmente di libri e di crescita personale. Oggi vi darò qualche consiglio su come migliorare il vostro studio con dei piccoli semplici accorgimenti che, per quanto piccoli, possono veramente cambiare la vostra carriera scolastica. La primissima cosa che vi consiglio di fare ovviamente è quella di organizzare il lavoro. Ho fatto un sacco di video su questo argomento, sia per l'organizzazione degli impegni in generale, sia per l'organizzazione delle vostre giornate a casa e sia proprio video dedicati all'organizzazione dello studio, per cui mi raccomando andateli a recuperare, vi lascio alcuni di questi video qua sopra nelle info. Detto questo, alcune cose a cui prestare attenzione per quanto riguarda l'organizzazione, ovviamente sapere se avete delle lezioni quando potete seguirle, sapere qual è il materiale richiesto per studiare, per preparare gli esami, quindi quanti libri vi servono, dove potete recuperarli. Per esempio, nella intro stavo parlando con mio padre perché devo comprare un libro per l'esame di storia della moda, che però non trovavamo nella primissima edizione, e quindi capite che il primo problema del preparare gli esami spesso è reperire il materiale con cui studiare. In altri casi magari vi bastano gli appunti che prendete a lezione oppure il materiale caricato dagli insegnanti sul sito dell'università. Comunque, prima di poter effettivamente organizzare il vostro lavoro è essenziale che voi sappiate quanti libri dovete avere, quante pagine dovete studiare, perché in questo modo potrete dividervi il lavoro giorno per giorno e stabilire anche degli obiettivi, perché se non avete degli obiettivi ovviamente sarà più difficile portare a termine le vostre cose e soprattutto farlo in dei tempi diciamo ristretti. Passiamo invece alla lettura, per rendere le vostre letture più scorrevoli e veloci. Allora, innanzitutto dovete sapere che più cose sapete di un argomento e più velocemente leggerete i manuali che riguardano quell'argomento. Quindi se durante le lezioni avete preso appunti, avete seguito, sicuramente già sarà più facile poi leggere i libri di quella materia. Stessa cosa se magari avete già visto dei video sull'argomento o avete già studiato queste materie, che so, alle superiori, diventerà più semplice affrontare altri testi di quella materia. Perché avrete già un vocabolario di base formato da lessico specifico di quella materia, avrete già in mente alcuni concetti, alcune date, alcune definizioni che sono tipiche di quell'argomento che state per affrontare, e quindi dovete solo poi cercare le informazioni che effettivamente non conoscete già nel testo. Un'altra cosa che vi consiglio è quando soprattutto vi trovate dei tomi così, sì, ho dovuto studiare anche diritto per la mia laurea. Per esempio, qua apro e c'è l'indice. E l'indice è diviso poi in introduzione, libera circolazione delle merci e unione doganale, libera circolazione delle merci, divieto delle restrizioni, bla bla bla, che sono i macro argomenti del primo capitolo. Poi ogni macro argomento è ancora diviso in paragrafi, quindi sotto l'introduzione abbiamo mercato interno e libera circolazione delle merci, le fonti della disciplina giuridica della libera circolazione delle merci e così via, e la cosa si ripete per tutti gli altri capitoli. Capite che se parto già sapendo di che cosa parla il libro, ho già un'idea di quelli che saranno gli argomenti principali che dovrò studiare, e tra l'altro questa cosa vi può tornare molto utile anche all'esame, perché nel momento in cui esponete una cosa avrete già più o meno idea di quali sono gli argomenti che possono risultare più importanti per il vostro insegnante, e comunque un punto di partenza per organizzare il discorso. Io ho conosciuto persone che per ogni singola materia si studiavano l'indice e ti sapevano dire quell'informazione lì di cui ti stavano parlando da dove l'avevano presa. E secondo me non è per forza indice del fatto che quella persona conosca meglio quella materia rispetto a un altro che invece non ti dice da quale paragrafo è stata presa la nozione, però sicuramente fa effetto quando vi presentate all'esame, specialmente in triennale, per cui io ve la butto lì, tenetelo in considerazione. Altro piccolo trucchetto per leggere più veloce è quello di utilizzare un puntatore. Quindi al posto di leggere i libri così e basta, prendete una matita, sarebbe meglio, e seguite le parole in questo modo. Così il vostro occhio si bloccherà meno di frequente, perché comunque il movimento dell'occhio è sempre legato a dei muscoli, e questo vi permetterà di avere un movimento dell'occhio più fluido. Comunque, se volete avere altre di queste perle per leggere in maniera più veloce e leggere più libri, magari in meno tempo, ho fatto un video a riguardo qualche tempo fa, per cui andatelo a vedere, lo lascio sempre qua sopra nelle info. Passiamo all'aspetto della memorizzazione, che personalmente per me è sempre stato uno degli aspetti più ostici.
Allora, innanzitutto dovete capire come assimilare gli argomenti che vi vengono esposti a lezione o che comunque leggete sui libri. Non basta prendere il libro, leggere e magari evidenziare tutto quello che trovate. Evidenziare tutto non serve assolutamente a niente. Concentratevi sugli argomenti principali, sulle parole chiave e poi organizzatele in una serie di schemi. C'è gente che utilizza anche riassunti, secondo me in questa fase dello studio sono un po' inutili o perlomeno non così efficaci come lo sono gli schemi. Sicuramente scrivere dei riassunti può essere un modo per organizzare però il discorso nel momento in cui si sta allenando l'esposizione. Poi ognuno ovviamente ha i propri metodi con cui si trova meglio. Io vi porto la mia esperienza. Per quanto riguarda gli schemi, ovviamente devono avere un minimo di senso logico, perlomeno per voi. Assicuratevi di usare i colori per fare gli schemi, perché questo aiuta tantissimo la memoria visiva. E poi, come sapete, io ho fatto un corso di tecniche di apprendimento e lì ho imparato a fare le mappe mentali. E all'inizio pensavo che non le avrei mai utilizzate, invece adesso faccio qualsiasi cosa con le mappe mentali, compresa la scaletta per i video di YouTube. Poi cercate di associare le cose che studiate alla vostra vita. Per esempio, io quando studiavo fisica alle superiori, per imparare i concetti e per capirli, soprattutto perché se non capite un argomento poi è inutile che lo memorizziate, però se lo capite sarà molto più semplice memorizzarlo. Quindi quello che facevo per esempio con fisica, per esempio associavo le cose studiate a scuola con quello che facevo in palestra, perché ovviamente tutto quello che riguarda il movimento è anche strettamente legato alla fisica ed effettivamente questo modo di pensare mi ha aiutata tantissimo perché mi ha permesso di comprendere delle cose in più sia per quanto riguarda l'ambito scolastico sia per quanto riguarda l'ambito della ginnastica. Però adesso io vi ho fatto l'esempio con questa materia scolastica, ma in realtà si può fare un pochino con tutto. Come anche l'esempio se io studiando che so storia, leggo che qualcuno si chiama come un mio familiare, poi quel personaggio me lo immagino come se avesse la faccia del mio familiare che ha lo stesso nome. Questo mi rendo anche conto che è una cosa che faccio io in automatico, soprattutto da quando ho iniziato a studiare in maniera più seria recitazione, perché mi permette di visualizzare le cose un po' come se fosse una sorta di storia e infatti tutto quello che può essere trasformato in una storia io lo rendo tale per cui che so appunto quando studio storia mi immagino delle vere e proprie rappresentazioni teatrali o delle specie di film per memorizzare le cose nell'ordine corretto. E poi un'altra cosa super importante per la memoria è il fatto di organizzare le ripetizioni. Le cose in teoria andrebbero ripetute dopo 5 minuti da quando le abbiamo prese, poi dopo un'ora, poi dopo una giornata, poi dopo una settimana e poi dopo un mese e dopo in teoria ogni 6 mesi, ma poi lì varia da persona a persona. Chiaramente più volte riprendete le cose e meglio è. E questo vi permetterà di spostare le cose dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. E passiamo all'ultimo macro argomento, ovvero l'esposizione. Come si può migliorare l'esposizione? Io quando ero piccola non ho mai avuto problemi da questo punto di vista, ma a partire dall'ultimo anno di superiori ho iniziato ad avere davvero tantissima paura di qualsiasi esame barra interrogazione orale. E questo mi ha creato non pochi problemi. Come ho fatto per risolvere questo problema? Perché a questo punto penso di averlo superato dopo una serie di cose che sono successe quest'anno. Allora, innanzitutto dovete pensare di curare il vostro linguaggio anche nella vita di tutti i giorni. A volte basta veramente solo metterci un pochino di attenzione in più. Adesso, per esempio, quando faccio video io parlo in maniera molto colloquiale e non è sicuramente il modo in cui esporrei le cose andando a fare un esame, però per esempio quando parlo con la mia famiglia oppure parlo con i miei compagni di università di argomenti che stiamo studiando, cerco di allenarmi e di utilizzare già innanzitutto il lessico specifico che serve per quella materia per far capire che hai studiato le cose e che hai padronanza dell'argomento e poi di fare attenzione a come vengono strutturate le frasi. Mi rendo anche conto che studiando lingue questo è un procedimento abbastanza naturale, ormai lo faccio senza quasi pensarci. E anche quando parlo in maniera colloquiale, come in questo momento, dove magari non uso chissà quali termini forbiti, spesso ripeto alcuni termini o verbi generici come il verbo fare, che sappiamo tutti andrebbe sostituito con verbi un pochino più specifici. Comunque anche questo genere di momenti per me sono delle occasioni per capire dove ho delle carenze e dove potrei lavorare per migliorare il mio linguaggio. E poi da quando studio recitazione, un altro aspetto molto importante a cui io faccio attenzione tipo il 99% del tempo è l'addizione,
che, per esempio, adesso quando recito un testo è più probabile che faccia corretta al 100%, cosa che fino a solo 3 mesi fa per me era un grande problema perché io proprio non distinguevo tra le varie, vocali e le loro differenze. Adesso questa cosa è migliorata tantissimo, però ancora nel parlato, per esempio nei video che faccio qui su YouTube, a volte mi lascio prendere dalle vecchie abitudini e quindi non sono così chiara nella pronuncia di alcune parole, oppure perché magari sono di fretta o voglio passarvi tanti concetti nel giro di pochi minuti, tendo a parlare troppo velocemente e questo non giova alla mia esposizione. Al contrario, c'è invece gente che parla in modo troppo lento e quindi poi le persone che ascoltano fanno fatica a connettere le varie parti del discorso della persona che sta parlando perché il pensiero è un po' discontinuo. E questo è il genere di cosa che vi può salvare un esame, perché a volte c'è gente che è preparatissima, che però quando si trova davanti a un pubblico, davanti all'insegnante durante un esame va nel panico, comunque non rende tanto quanto potrebbe. E questo ovviamente è penalizzante perché dà l'impressione di essere poco preparato, poco sicuro di sé. Questo a mio parere è un peccato ed è il motivo per cui ho sempre preferito gli esami scritti, però è vero anche che quando tu sei sul lavoro non puoi far vedere che magari sei insicuro su determinate cose, devi essere sempre sicuro perché è questo che viene richiesto dall'esterno e questa è comunque una palestra di vita. Quindi prendiamo le cose per come sono in Italia, perché all'estero non ci sono tutti questi esami orali come in Italia, però vabbè. E poi soprattutto in questa situazione invece meno male che esistono gli esami orali, perché questo comunque è uno dei metodi migliori che abbiamo al momento per verificare le conoscenze delle persone, degli studenti, senza doverli stressare troppo con esami scritti in cui devono tenere 20.000 telecamere puntate su di loro e non possono neanche soffiarsi il naso perché altrimenti l'esame viene annullato perché pensano che stiano copiando. Vabbè. A parte questa piccola polemica, per assurdo ci sono persone meno preparate che però fanno più bella figura e quindi poi ottengono anche voti più alti semplicemente per il fatto che parlano in modo più fluente, che sanno catturare l'attenzione del pubblico, di chi li ascolta e sono chiari nell'esposizione. Per essere chiari nell'esposizione conviene sempre partire dal macro argomento e poi andare per punti, un po' come funzionano gli indici dei libri, per questo vi ho detto che possono tornare utili per preparare i vostri discorsi, perché per esempio io devo parlare della frutta, ok? Quindi magari in un primo momento spiegherò che cos'è la frutta, a che cosa serve. Poi andrò a parlare della frutta nelle varie stagioni. Dopodiché andrò a spiegare per ogni singola stagione quali sono i frutti appartenenti a questa categoria e quali sono le varie proprietà di questi frutti. Quindi, per esempio, parlando dell'autunno, dirò che la maggior parte dei frutti che si possono trovare in autunno all'esterno hanno un colore aranciato o vicino al marrone, quindi colori caldi, che spesso hanno delle proprietà che permettono di assumere delle vitamine come la vitamina C, che possono essere, cioè adesso sto inventando, però questo è il modo in cui conviene organizzare il discorso per affrontare tutti i temi in maniera approfondita. Poi sapete che spesso gli esami, se l'insegnante vede che voi andate avanti, che sapete organizzare il discorso, è lui in primis a fermarvi perché si rende conto che siete preparati. Comunque, se come me siete delle persone che vanno in ansia quando dovete sostenere un esame orale, vi consiglio di esercitarvi durante l'esposizione degli argomenti a casa, davanti allo specchio, oppure, come sto facendo in questo momento io, di riprendervi con una videocamera, col vostro cellulare e poi di riguardarvi. E soprattutto quest'ultima modalità secondo me è la più efficace perché avete modo di riguardarvi con calma in un momento in cui non state pensando a che cosa dovete dire, quindi sarete più concentrati sull'ascolto e potrete anche notare, se vi registrate con un video, quali sono i vostri, diciamo, tic. Per esempio, io tendo a usare molto spesso degli intercalari come questi suoni qui quando sto cercando le prossime parole da dire. E più eliminate questo genere di intervalli, e meglio è perché il discorso risulta più pulito. Oppure un'altra cosa che magari fate, non so, mettere la bocca in modi strani quando siete insicuri su una risposta, oppure quando siete contrariati. E questa conoscenza di questi dettagli vi darà un maggiore controllo sul modo in cui voi vi presentate di fronte agli altri. Mamma mia, dovrebbero pagarmi tipo 500.000 euro per tutte le informazioni che vi sto dando in questo video.
Infine, una cosa che secondo me è importantissima da trasmettere quando parlate di un argomento al vostro pubblico o al vostro insegnante è il fatto che voi siete appassionati di quell'argomento, di quella materia, che voi l'amate sul serio, che avete amato studiarla, anche se magari non è così, però sforzatevi di trovare quali sono le cose che vi piacciono di quella materia, perché questo vi renderà lo studio più piacevole e vi porterà anche a parlare dell'argomento in un modo che catturerà maggiormente l'attenzione di chi vi ascolta. E in più vi porterà ad interessarvi magari a degli aspetti che non sono che sono scritti sul vostro libro di testo, ma sono degli accorgimenti in più che sicuramente faranno piacere al vostro insegnante. Poi magari qua e là aggiungete qualche chicca del tipo dire da quale capitolo avete preso quell'informazione, oppure citare qualche studioso dell'argomento in maniera molto specifica, sicuramente farà piacere. Però è chiaro che il vostro studio non deve essere incentrato su queste cose, ma dovete prestare più attenzione sull'assimilare i concetti di base e poi da lì partire per creare dei discorsi più complessi. Io spero di esservi stata d'aiuto, se è stato così mi raccomando mettete un like a questo video, se avete dubbi, perplessità, consigli scriveteli qua sotto nei commenti, inoltre qua sotto nell'info box trovate tutti i link per seguirmi su vari social e se non siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao, buono studio e in bocca al lupo per gli esami.